Ciao a tutti amici di Poker Italia Web, siamo con Pasquale, Paco72, Pleano. Allora, ciao, innanzitutto un saluto a tutti i pivelli. Ricordate i pivelli, il PIV porta fortuna. Esatto, questo è l'inizio migliore che potevamo fare. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti per aver raggiunto questo final table, che credo sia importantissimo sia per te che per tutti i giocatori di poker, visto che è uno dei field più duri. E a proposito di questo, cioè del livello del field del Poker Grand Prix, ti chiedevo un attimo di commentarmi specialmente quest'ultima giornata, che mi sembra sia stata parecchio dura sia per te come per tutti. Sicuramente è un bel field, ci sono tanti bravi giocatori, è un po' diverso da internet, dove diciamo il feed dei giocatori è abbastanza più basso. Qua almeno il 50% sa veramente tenere le carte in mano. Io sono stato diciamo bravo ma anche fortunato nei momenti opportuni, dove ho sfruttato gli errori degli avversari e ho accumulato chips che mi hanno permesso di stare quasi durante tutto il torneo in zona chip leader. Ho visto un Davide Costa veramente agguerrito, il ragazzo biondo che hai avuto al tavolo fino praticamente da metà giornata fino alla fine. Cosa significa avere al tavolo un giocatore che trebetta praticamente tutti i colpi e se può va anche a trebettare sul tavolo a fianco? Sicuramente è dura, però conoscendo e sapendo si prendono gli accorgimenti dovuti. Certo. E domani al final table chi teme di più? Domani è dura, comunque è bene o male chi arriva al final table gioca bene, diciamo. Sbilanciati. Io guarda, non temo nessuno e temo tutti, perché alla fine è un gioco per vincere. Certo. Ascolta, secondo in chip di pochissimo dietro ad un solo giocatore, quindi con uno stack che ti consente grandi spazi di manovra. Cosa significa psicologicamente affrontare una notte come quella che ti attende e soprattutto come pensi di prepararti al giorno di domani? Sicuramente domani, se mi sveglio per un orario decente, piscina e massaggio. Quindi prima di tutto relax. Devo rilassarmi. Benissimo. Oggi si salta anche il cash, vai. Ascolta, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, sappiamo benissimo che risultati online ne hai a bizzeffe. Mentre live mi mancava. Live ti mancava. Mi dovevo sbloccare. Esatto. Ne ho fatti 7-8 di turno live, sono venuto 3 o 4 volte al PGP e mi sono fatti vari eventi, main, side e qualche volta anche quello dallo start. Certo. E però non riuscivo a sbloccare. Le carte, fortunatamente tutte le volte ho recuperato col cash, pur non giocandoci tanto perché non ho mai giocato sulle .com, però mi sono difeso bene e imparo presto. Ecco, adesso ci sono due leitmotiv del poker italiano che vanno avanti da mesi ormai. In primis il cash, che è uscito sulle .it, e quindi ti chiedo, vedremo Paco impegnato anche nei tavoli cash o preferisci? Sicuramente mi vedrete. Poi vediamo, ci regoliamo di conseguenza. Per ora ancora non ho provato perché all'inizio le poker room ci hanno tanti problemi e quindi ho preferito andarmene in vacanza lunedì, certo, martedì e mercoledì. E poi sono venuto qua, quindi ancora non ho fatto una partitina cash. Certo, io ci ho provato e ti posso dire che il livello merita di fare qualche tentativo. Diciamo imparo presto. Benissimo. Senti, non ti voglio rubare altri minuti di riposo o di svago, esatto. Quindi ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato e sicuramente ci ritroveremo domani, speriamo, alzando il trofeo del primo posto. Ti ringrazio sicuramente, io sono seguo tantissimo PIV, sia molte volte scrivo pure qualche cosa, qualche, certo, consiglio agli amici del forum. Mi piace giocare sia tornei da 100 euro come anche i tornei del forum, quelli gratuiti, certo, per stare anche per rilassarmi in alcuni momenti. Sì, poi sono un ottimo modo per aggregare, sì, una, sì, community, sì, che per allora, allora facciamo così: se vinci o anche se non vinci, ma speriamo che vinci, domani sarai tu a dare la notizia sul forum con il, va, tuo, benissimo, account. Io non l'ho blog fatto ancora perché un poco noi giocatori un po' di scaramanzia non, no, ce l'abbiamo, però infatti,
domani quando tutto finisco, è finito col tuo primo posto, sicuramente ti prendi il mio computer, ti loghi come uno Paco 72 e posti la mano della vittoria con il tuo. Le altre volte l'ho fatto, ho scritto qualcosa durante il torneo, certo. Questa volta ho detto, ho scritto che venivo e poi alla fine metterò qualche parola. Va benissimo, ancora i complimenti per quello che hai fatto fin qua, in bocca al lupo per quello che invece dovrà accadere domani e ci ritroviamo comunque domani. Grazie di tutto e ciao Pivetti.